Gesù ha scelto te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Con grande gioia anche oggi accogliamo, leggiamo e preghiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Marco, capitolo 3, dal versetto 13 al 19. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Amen. Carissimi amici, continuiamo questi primi capitoli del Vangelo secondo Marco e oggi abbiamo una parte molto importante, il momento in cui Gesù sente che è il tempo di chiamare i primi discepoli, sente che è il tempo di costituire la prima comunità, quella dei 12. Sale sul monte e chiama a sé quelli che voleva. Nella chiamata di Gesù c'è una novità assoluta rispetto a ciò che accadeva ai tempi di Gesù stesso. Cioè, il rabbì normalmente insegnava e i propri discepoli erano coloro che avevano avuto il desiderio di stare con quel rabbì, con quel maestro particolare. Quindi andavano alla sua scuola, sceglievano quindi i discepoli stessi il proprio maestro, la propria scuola, frequentavano e un po' alla volta crescevano in questa scuola. Con Gesù è una situazione totalmente differente. È il rabbì, quindi il maestro, che sceglie i discepoli. È una novità. Ma è ciò che noi dovremmo vivere quotidianamente nella nostra esperienza di fede. Io prego, io sono cristiano, io seguo Gesù Cristo non perché ho scelto di continuare la tradizione dei miei genitori, della mia cultura e tradizione italiana, o dove io sono, nella mia località, ma io seguo Gesù perché Lui mi ha chiamato. È qualcosa davvero di profondo. Se lo comprendiamo, viviamo differentemente la nostra fede, il nostro credo. Non è un credo anche studiato, non è un credo meditato, riflettuto, ma la mia fede diventa una risposta a una chiamata ben precisa. Quante volte invece abbiamo un luogo comune o ci sono questi luoghi comuni, queste dicerie? Chi ha il dono della fede va in chiesa e prega, chi non ce l'ha invece rimane così com'è. In realtà tu hai il dono della fede perché Dio ti ha chiamato e tu, con la volontà propria, con il tuo cuore, hai deciso di rispondere e di seguirlo. Infatti, loro lo hanno seguito. Quindi, punto primo importante, non sei tu che hai scelto Gesù. A volte invece sentiamo la responsabilità di scegliere. Certo, c'è responsabilità, c'è decisione, ma non tanto nel scegliere quale credo avere, seguire, quanto responsabilità di rispondere a una chiamata. Guardate che comprendere il fatto che Gesù oggi stesso ti chiama a seguirlo è differente dal
adempi il tuo credo, adempi i riti e le preghiere che devi fare oggi, perché tu sei cristiano. Io non prego perché mi hanno imposto la preghiera, perché Dio mi ha detto di fare quello. Io prego, vado da Lui, ascolto il Maestro, perché pregare è ascoltare la voce, le parole del Maestro, perché Lui stesso mi ha chiamato, perché io sono importante per Lui, perché tu sei prezioso ai Suoi occhi. Tu sei un discepolo di Cristo e sei amato, sei stimato, sei davvero importante e Dio ha qualcosa da dire al tuo cuore ogni giorno. Quindi sei cristiano non perché lo hai scelto, ma perché hai deciso di rispondere alla sua chiamata. E Gesù li ha chiamati, dice Marco 1, 15 e 14, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Allora, tu sei stato scelto, chiamato da lui per seguirlo, poi per stare con Lui, ogni giorno dedica un tempo alla preghiera, all'ascolto della parola di Dio e per essere mandato a predicare. Ogni giorno preparati ad essere testimone del Gesù vivo che hai incontrato a tutti coloro che sono lontani da Lui. Che bello è vivere la nostra fede come una risposta a una chiamata. Chiamata a stare con Gesù Maestro, chiamata ad annunciare agli altri che Gesù è la via, la verità e la vita. Amen. Allora invochiamo lo Spirito Santo per avere anche oggi lo zelo per rispondere a Lui, per stare con Lui e per evangelizzare. Spirito Santo, vieni oggi nei nostri cuori, riempici, donaci la luce nel camminare, nel pregare. Donaci la luce affinché comprendiamo quali passi fare per essere autentici testimoni del Cristo risorto. Vieni Spirito Santo, con la luce tua, con la luce vera. Rendi il mio cuore fermo nel seguire Gesù, nel pregarlo ogni giorno, nel mettere il suo nome al di sopra di ogni altro nome. Spirito Santo, legami al Padre, affinché io possa avere questa fiducia e camminare nel nome di Gesù. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, cari amici, lo slogan che facciamo nostro oggi. Gesù ha scelto te. È una verità. Viviamo la nostra fede come una risposta. È una decisione di stare con Gesù e di annunciare Gesù. Amen. E proprio su questo tema vi vorrei annunciare che in questo nuovo anno 2024, in quanto progetto musicale Shout Koinonia, della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella, stiamo organizzando un calendario di eventi dove proporre la musica cristiana che componiamo, di evangelizzazione, di lode e di adorazione insieme a testimonianze, dovunque siamo invitati. Chiaramente deve esserci un luogo, una sala, una chiesa ben disposta anche all'audio, e il fine è di portare Gesù, portarlo ai giovani, portarlo a coloro che hanno bisogno di un risveglio attraverso la musica, il canto, le testimonianze e la parola di Dio. Quindi potete scriverci sul nostro sito shout.koinoniagb.it e lì troverete la sezione dove contattarci per richiedere informazioni per un evento. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo a domani. Ciao!